si rinnova una delle tradizioni più belle, più seguite, più amate dei tarantini, cioè quella della notte di Santa Cecilia, con le tradizionali pastorali che vengono suonate dalle bande che percorrono le vie cittadine in un'atmosfera che già ha il sapore e il profumo del Natale. Il maestro Gregucci della banda Santa Cecilia, anche per voi tutto ciò rappresenta una bella emozione? Innanzitutto per noi una tradizione, perché sono state proprio le bande a iniziare questa bella tradizione intorno al 1850 a Taranto, quindi parliamo di quando Taranto era concentrata soltanto nella città vecchia, nell'attuale città vecchia, dove c'era festa la notte di Santa Cecilia. Taranto poi si è estesa in modo abbastanza largo, abbastanza vasto, quindi ricoprire tutti i quartieri diventa per noi anche difficile, però cerchiamo di portare le musiche nei punti più belli della città e nei punti dove ce n'è forse più di bisogno. Siamo stati all'ospedale al Santissima Annunziata prima, ci fermeremo adesso alla clinica Bernardini pure, insomma, cerchiamo di portare la musica anche a chi ha più bisogno. Pensiero per chi soffre, ma per voi che trascorrete tutta la notte per le vie della città di Taranto, rappresenta un sacrificio questo? Assolutamente no, è un qualcosa di bello, non è qualcosa che facciamo ogni giorno, succede una volta l'anno, quindi per noi è giorno adesso, non è notte. No. Siamo nel cuore della notte, adesso siamo in un quartiere popolare, il rione Salinella, che cosa vi dice la gente? C'è qualche messaggio, qualcosa che vi è rimasto particolarmente a cuore? Gli ammalati, le persone che hanno bisogno di avere qualcosa di vicino, e la musica sicuramente trasporta questo. Il profumo delle pettole fritte immerge la città di Taranto nel clima natalizio, come la tradizione vuole. Sergio ha realizzato come ogni anno 15 kg di pasta, questo significa 2500, 3000 pettole che poi vengono donate ai passanti così come vuole la tradizione. È un momento importante, indimenticabile ogni anno che si rinnova. Sì, ogni anno si rinnova perché è un momento per me particolare. Ho fatto un voto e quindi ogni anno per i tarantini faccio questo. Quanta gente nel corso di questa notte di Santa Cecilia è venuta qui da te? Almeno un migliaio. Almeno mille migliaio, persone? Sì, perché c'erano altre tv, c'era gente, c'era la banda alle tre, quindi dalle 2:30 alle 2 che sto facendo pettole è stato un casino. Ma non finisce qui, perché non solo per la nottata di Santa Cecilia, anche per la mattinata fino alle 10 per i bambini, no? Che vanno a scuola. Sì, in tarda mattinata passano i bambini che vanno all'asilo, alla scuola, donerò pettole a tutti e che sia un felice anno nuovo a tutti. È un bel Natale per tutti i tarantini. Sentiamo anche qualcuno che è venuto a vivere la tradizione. Qui abbiamo il dottor Michele Contino. Allora, parlavamo di questa tradizione, di questa bella suggestione, emozione che ci pervade ogni anno e che si rinnova. Un'emozione che ogni anno si rinnova e ti fa pensare a tante cose della vita quotidiana, a quello che vorresti avere in futuro. Io sono sempre stato fiducioso, per cui, come sempre detto, mi affido alla Madonna. Però mi auguro che il prossimo anno questa città abbia una spinta diversa, perché ha bisogno di crescere e dare la possibilità a tutti i cittadini di partecipare alla vita sociale con prospettive diverse. Allora, sentiamo qualche... Lei perché è venuto qui stanotte? Stanotte sono venuto qui perché lavoro con il latte, sono da scaricare il latte fresco al signore. E ti sei fermato? E mi sono fermato. Per il resto è tutto a posto. Eccoci in una delle attività che più sentono questo momento della tradizione di Santa Cecilia. Siamo a Rione Italia Montegranaro con Salvatore, che ogni anno stappa una bottiglia di spumante per festeggiare Santa Cecilia, quindi l'arrivo delle festività natalizie, no? In effetti il botto è incessato comunque. E allora, sì. I tuoi auguri ai tarantini, da uno che le tradizioni le sente, tu tra l'altro sei il genero del maestro Nicola Giudetti, no? In effetti, un augurio anche a loro da parte mia, mia madre e tutta la città. Spero che sia un augurio quest'anno, perché Taranto piange, se vogliamo. Però speriamoci sopra, che superiamo anche questa. E allora festeggiamo l'inizio, l'ingresso delle festività natalizie. Che sia, tanti auguri di questa buona Santa Cecilia. Un buon augurio per tutti.
sorry.